Eccoci qua nel 21esimo episodio. Oggi andiamo a fare la farm automatica di semi-automatica di mucche. Ok, allora mi sono fatto con quattro blocchettini di pietra cotti. Come potete vedere, mi sono fatto questa tipo qua di mattoni di pietra. Dov'è? Ok, quindi manca uno stack di pietrisco e l'ho cotti. Posso andarci. Posso provarci. Ad uccidere lo scheletrone. Ok. Allora, la faremo. No, vicino al portale. Assolutamente. Questa farm qua mi ha deluso perché sono morte subito. Quindi potremmo anche toglierla e farla qua. Ok. Anzi, la lasciamo come. Boh. La facciamo qua, dai. No, qui no, ce l'ha. Io lo voglio avere libero, quindi. Qua vicino, dai. Quindi iniziamo a scavare due blocchettini. E andiamo a mettere le nostre due chest. Ok, due ceste qui. Quindi, eccole qui. Ora dobbiamo fare tre blocchi. E ce l'ho precise precise. Tre tramogge. Le abbiamo precise precise. Una che va verso la cesta. Dovrebbe essere sì. Ok, la devo spaccare. Non va bene. Quindi, una deve esattamente guardare là. Oh, ora sì. E sia l'una che l'altra devono guardare. Vediamo un attimo se è fatto bene, quindi verifichiamo. Intanto rimettiamo i blocchi. Il primo sì e anche il secondo si sono fatti abbastanza bene. Qua vabbè, lo potremmo lasciare. Ok, adesso. Mettiamo l'osservatore in questo modo, sopra il primo blocco. Così ci osserva. No. Poi ci faccio lì una cosa intorno. Iniziamo a mettere i blocchi. Maledetto se. Porca miseria. Se mi vede mi ammazza, mi mena. Facciamo. 1, 2, 3. Poi. Un altro blocco qua. Un altro blocco qua. Sopra. Ok. Uno. Uno, due, tre, quattro e cinque. E ok, perfetto. Quindi qui si può ritappare tranquillamente. E ci andiamo a mettere i due. Uno, no. Erano tre. Da prendere. No, è entrato dentro la cesta, vero? Il distributore. Vabbè. Vabbè, ho sbagliato pure a metterli. Non ne ho altri di distributori? Vediamo un attimo che.
sbagliato a metterli. Ok. E uno. Ok, sono andato a prendere l'ultimo. L'ultimo di questi che ci serviva. E adesso andiamo a tappare con i blocchi. Ah no, ho sbagliato. Ho sbagliato, scusate. E lo andiamo a mettere qua. No. Va un blocco sopra, va. Quindi va fatto. Oppla. E oppla là, eccolo qua. Adesso andiamo a tappare con i nostri blocchi. Quindi no. Pure sbagliato. Così, così. No, blocco, non c'è più. Mi sa che è entrato qua, no? Ok. Leva le ho, le ho. Ok. Ora. Ok. E ora mettiamo i blocchetti sopra, dato che abbiamo anche un altro strato, quindi ta 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 tac tac e tac. E tappiamo. Ok. Ah, quindi la potevo fare anche verso di qua volendo, però. Così quando vado di. Quando uscivo vedevo le mie mucche, però. Ovviamente ho sbagliato direzione. Potrei demolire tutte e rifare al volo, eh. Ok, demoliamo, dai. Ci vuole un attimo. Ok, adesso stiamo. Abbiamo preso altre due botole. Abbiamo preso che ci servono per costruire. E andiamo a prendere i nostri blocchetti che abbiamo ricostruito tutto. E dobbiamo metterli. Ok, quindi andiamo su, saliamo di qui. Qua ovviamente ci metterò le scale, ovviamente, perché mi servono tantissimo per quanto riguarda la salire più velocemente, farò le scale di pioli. E fatemi quindi fatemi vedere. Ok, dobbiamo mettere altri uno blocchi, ok. Uno e due. Una scala, quindi andiamo a farci la scala di questi materiali. Ok, abbiamo fatto anche le scale che ci servono. Così la facciamo bella completa. La no. Aspettate che devo il piccone di diamante che non si sa mai. È sbagliato anche nel modo in cui. Ok. E vediamo se servirà anche il bottone o bastano le. Vabbè. Ci siamo capiti. Le leve.
Ora dobbiamo tappare. In che modo? Fatemi. Oh, ok. Ho 10 pezzettini, non ne ho chissà quanti. Anzi, tappiamo anche qua. Qua. Facciamo una bella cosa. Via, l'abbiamo tappato. E adesso mettiamo il nostro. Ok, il nostro vetro. Ora, abbiamo preso anche 10 pezzettini di. Eccolo là, lo scheletrone. Volevi, eh? Eh? Vuoi farmi del male, ma non ci riuscirai. Ti facciamo una farm di cibo. Ole. Fatemi vedere se mi serve. Ora. Andiamo a prenderci il cibo. Andiamo a prendere la lavaminiera. Sono nate anche le zucche, sono nate nel frattempo. Andiamo a fare tacchete. Eh sì, un altro scheletrone. Un'altra volta. Andiamo a cucinare la carne, va? Appena la carne è cotta e appena ho preso un secchiello di lava, noi ci vediamo. Ok ragazzi, eccoci qua. Dovremmo aver fatto la farm, l'ho sistemata. E dovrebbe tutto poter funzionare. Allora abbiamo 5 leve. Ok, allora dobbiamo metterne una qua e una qua. Quindi se tutto dovrebbe andare bene, io l'ho fatta direttamente con la leva senza usare il bottone. Quindi fatemi vedere un attimo se tutto è correttamente funzionante, ragazzi. Vediamo un attimo se tutto corrisponde. Porca miseria. Stavo per morire. Allora, saliamo, 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 saliamo. Se tutto è correttamente. Ok. Mannaggia, mi sbaglio sempre. Ok, allora. Fatemi un attimo vedere se il tutto è correttamente funzionante. Se tutto è correttamente funzionante, dovrebbe tutto funzionare. Quindi abbiamo solamente due. Allora, se tutto dovrebbe funzionare correttamente, ci dovremmo essere. Allora, andiamo un attimo. Andiamo a provare a vedere se riusciamo a prendere il cibo. E poi apriamo sta farm. Almeno possiamo sfamare le mucche. Sì, le pecore, le mucche. Ancora la zappa. Ok, due zucche non ci fanno male.
abbiamo ampliato nello scorso episodio anche la zona di coltivazione da un'altra parte che è la... Vedete quanto grano è nato? Quanto grano abbiamo? Ecco. Andiamo a prendere il grano e poi andiamo a fare del cibo subito. Che poi in realtà non ci serve una farm di grano, in realtà non ci serve poi così tanto. Andiamo subito a farci qualche pagnotta perché ne abbiamo tipo bisogno subito. Poi, quante sono? 10 pagnotte? Beh, vanno bene, dai. Sento questa farm di... Andiamo a vedere. Ok. Le posso spamare, dai. Col grano, dai, sì. Speriamo un attimino. Non ti voglio proprio manco considerare, calcola. Non ti voglio manco vedere, guarda. Io so qualche altro blocco, dai. Lo usiamo un attimo. Ok, siamo saliti. Vediamo se riesco a... Ok, fatemi... Ok, rimasta... Lì. Risaliamo. Vediamo un attimo cosa fa se faccio questo lavoro. Ok, nulla in realtà, quindi possiamo anche lasciarla in questo modo. E ci vanno le mucche piccolette. Le sfamiamo e aspettiamo. Così cadono giù le pecore piccole. Anzi, sì, mo, aspetta che spera. Ok, scendiamo giù e lì vanno le pecore piccole, le mucche piccole. Sì, vabbè, le mucchette piccole. E lì ci dovrò portare anche altre mucche, ma vanno bene quelle che ho. Così appena crescono, prendo la leva che non ho piazzato. Allora, ok, così. E qua mi vanno le cose. Quindi dovrei averli piazzati correttamente, poi facciamo comunque delle prove nel caso. Allora, nel prossimo episodio troverete 100% ampliata ancora la zona di grano che si trova da quella parte lì, dato che in mezzo al mare gli zombie ovviamente non ci vengono. E oltre che aver trovato la zona ampliata, troverete anche... Sta la zona ampliata. Quindi noi ci vediamo nel prossimo episodio.